Oggi parliamo con Massimo Arcangeli, docente ordinario di linguistica italiana presso l'Università di Cagliari e responsabile dell'associazione La Parola che non muore. L'associazione del professor Arcangeli, insieme con l'associazione La Voce della Scuola di Diego Palma, stanno lavorando ad un programma che al momento è articolato in 3 punti fondamentali. C'è la questione del precariato, c'è la questione dei docenti ingabbiati e c'è la questione della ostensione delle prove concorsuali del concorso per dirigenti scolastici 2017. Iniziamo proprio da questo ultimo punto, professore, perché questo punto ormai, a quanto abbiamo letto, a quanto sappiamo in questo momento, dovrebbe essere stato risolto perché il Ministero ha deciso in senso affermativo. Quindi è una questione chiusa questa o no? Sì, per quel che io so, per quel che ne sappiamo tutti, è una questione chiusa, ma può essere anche un'opportunità di rilancio di una questione più generale e che potremmo definire in termini di trasparenza. È importante che, come in questo caso, si sia imposta la trasparenza, soprattutto con riferimento a un concorso così importante. Quella occasione a cui faceva riferimento, cioè l'incontro che noi faremo ai primi di settembre, che si propone come un meeting annuale sulla scuola, vuole affrontare anche questo tema delicato, importante, che implica tantissime responsabilità. Quindi quella questione che oggi consideriamo sia io sia lei chiusa può essere per l'appunto un'opportunità per rilanciare l'idea che la trasparenza deve essere al centro oggi della riflessione che coinvolge la scuola e che va ben oltre la scuola. Senta, l'altro tema su cui voi state lavorando è quello del precariato, e immagino quindi anche dell'apertura del prossimo anno scolastico. Il 1° di settembre è, come dico, dopodomani, quindi il tema è davvero urgente, si tratta di prendere iniziative serie ma anche rapide. Ecco, voi che cosa avete in mente in proposito? Ecco, chiariamo senz'altro inizialmente un dubbio. Nessuno vuole o pretende sanatorie. Non stiamo parlando di sanatorie, stiamo parlando di un legittimo diritto di stabilizzazione che è anche frutto di tante riflessioni italiane, ma europee. Ricordo la direttiva 70 del 1999 proprio sulla stabilizzazione del lavoro precario, i moniti che la Comunità Europea ha fatto negli anni all'Italia. Ricordo che allora il governo presieduto da Renzi dovette assumere più o meno 150.000 precari proprio per rispondere al monito della Comunità Europea. Quindi non stiamo parlando di sanatorie, stiamo parlando di concorsi che in Italia, lo ricordo, si possono fare anche solo per titoli. Io sono un docente universitario, sono arrivato all'ordinariato presentando dei titoli o per titoli e servizi. Questa è una questione urgentissima che va sanata su un piano strutturale. Quindi non servono più le tattiche, non servono più le misure tampone, servono interventi strutturali. Anche su questo è necessario aprire un dibattito e credo che in questo momento si debba decidere nella direzione che sto indicando. E in ogni caso, ai primi di settembre, questo tema sarà un tema, spero, centrale proprio della manifestazione di cui stiamo parlando. Docenti ingabbiati, perché secondo voi questo problema è così importante in questa fase? Perché parliamo continuamente di aggiornamento. Ormai arriva dall'idea che si debba addirittura pensare, ed è giusto che lo sia, è da anni che se ne parla di aggiornamento permanente. L'aggiornamento permanente si deve sposare con la legittima rivendicazione, questo è il termine giusto, di chiunque lavori nella pubblica amministrazione, non solo, ad avanzamenti di carriera. Quindi l'avanzamento di carriera non è un regalo, l'avanzamento di carriera è un riconoscimento legittimo a chi magari può aver prodotto dei titoli negli anni in cui ha insegnato, negli anni in cui ha lavorato, e quei titoli devono essere valorizzati. Quindi questo vale per chi è già all'interno della scuola ed è un'altra questione importante perché sappiamo che una società cresce, un paese cresce solo se la meritocrazia è parola vera, operativa, che possa fungere da guida per chi soprattutto, lo sappiamo bene, a scuola come all'università, può produrre progetti creativi, può ovviamente anche incaricarsi di promuovere
esperimenti importanti, penso a tanti esperimenti didattici a cui ho assistito negli ultimi anni, e può ovviamente anche legittimamente partecipare a corsi di tutti i tipi per poter avanzare di carriera, soprattutto perché magari, diciamo anche questo, gli stipendi di un insegnante oggi in Italia non sono per molti aspetti comparabili agli stessi di tanti altri paesi della Comunità Europea. Senta, professore, le faccio anche questa domanda. Sicuramente lei ha letto, ha esaminato il testo del Recovery Plan e in particolare la parte che riguarda la scuola. Lei pensa che lì dentro ci sia qualche pista di lavoro interessante, ci sia qualche possibilità di avere delle risposte ai problemi della scuola di oggi? Guardi, io ho trovato molte proposte interessanti, purché siano spese bene. L'unico dubbio che posso avere è sul peso eccessivo, forse, lo dico però ecco dubitativamente, che è stato dato all'innovazione, intesa in senso tecnologico. È importante certamente pensare alla digitalizzazione. Noi viviamo ormai da quasi un anno e mezzo in una prospettiva anche di vita che forse muterà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, però credo che sia necessario anche in questo caso equilibrare bene e distribuire bene le risorse. Non vorrei che fosse l'ennesimo specchietto per l'allodole, perché non c'è soltanto in gioco l'innovazione importante, ovviamente, perché vorrebbe anche significare perequare tante disparità interne al paese. Lo sappiamo che non tutti possono accedere alle risorse telematiche allo stesso modo dal nord al sud della penisola. Questo è importante, però ecco, non vorrei che fosse un'occasione per favorire troppo questo aspetto e trascurarne invece altri che sappiamo sono forse ancora più necessari. Cosa vi aspettate da questa iniziativa che avete in programma per il 3-4 settembre? Intanto ce la descriva brevemente e poi vi dica che cosa pensate di fare in questi 2 giorni. Allora, io premetto, sono un organizzatore di eventi e negli anni ho realizzato tanti festival, continuo a farne, non solo come direttore artistico, ma proprio come vero e proprio organizzatore. Mi aspetto anche perché in questi ultimi giorni ho purtroppo assistito a ulteriori fratture, mi aspetto che la scuola risponda insieme, unita. Al di là delle nostre divisioni, che ci sono, possono essere anche divisioni politiche, io credo che sia un'occasione per tutti per riflettere insieme, secondo quelle idee di partecipazione, di condivisione che conosciamo benissimo quando siamo utenti social e che dobbiamo cominciare a spendere sul territorio quando ci incontriamo davvero. Quindi l'idea è quella di unire in un progetto che, senz'altro, proprio in quanto progetto condiviso, deve vedere il sostegno, la collaborazione, la partecipazione di tutti. Però credo che sia necessario proprio diffondere, lanciare un messaggio di unità. Una scuola unita vince, una scuola divisa internamente, fratturata internamente perde. La ringrazio, professore, ma io le vorrei fare ancora l'ultima domanda più di natura tecnica che inerisce proprio il suo mestiere di linguista. Ma a lei che è un linguista, io farei questa domanda. Ma secondo lei, come mai, nonostante tutto il linguaggio ministeriale, parliamo soprattutto poi del linguaggio del Ministero dell'Istruzione, è ancora un linguaggio molto burocratico e poco adatto ad essere compreso da tutti. Cosa succede? Come mai capita questo? Succede che la burocrazia è anche l'espressione di un potere, che è un potere di distanziamento, ahimè, ancora sociale. E hanno provato diversi ministri a rinnovare dal profondo il linguaggio della pubblica amministrazione e non sono riusciti. È ricomparso un comma in una delle ultime normative, in una delle ultime leggi, che non impone più al dipendente pubblico di essere trasparente sul piano della diffusione di un qualunque bando o comunque semplicemente di una risposta a un utente. Questo crea un problema e lo vediamo anche dalla selva di sigle che sono rispuntate proprio in questi ultimi mesi, che è un altro aspetto di quella scarsa trasparenza, in questo caso comunicativa, su cui invece si dovrebbe riflettere a fondo, e credo che anche su questo aspetto
occorra una seria riflessione. Non c'è solo l'inglese in questo senso a rappresentare questa difficoltà talvolta di approccio a documenti che dovrebbero essere disponibili a tutti e quindi interpretabili da tutti. C'è proprio un montante, ahimè, nuovamente montante burocratese che va combattuto. Anche su questo credo che civicamente tutti dovremmo poter esprimere qualcosa per evitare che questo si protragga ancora, che produca poi gli effetti negativi che tutti noi conosciamo. Grazie professore e auguri per le vostre prossime iniziative. Buon lavoro. Grazie e buon lavoro anche a voi.